Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Federmeccanica, nessun aumento senza inflazione, rotta la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, muro contro muro nella trattativa, secondo Federmeccanica i lavoratori hanno già avuto troppo, secco no dei sindacati a un rinnovo senza incrementi salariali. Secondo già i partiti, insomma, ci sono i primi scioperi nel torinese. Consip, chiuse le indagini su Tiziano Renzi e Denis Verdini, rischiano il processo per turbativa d'asta e traffico di influenze. I PM di Piazzale Clodio hanno chiuso l'indagine nei confronti del padre dell'ex premier, accusato di traffico di influenze illecite e turbativa d'asta, e per altre 10 posizioni, tra cui anche l'ex senatore di Ala, è stato appunto accusato di turbativa d'asta e concussione, e l'ex parlamentare Italo Bocchino per traffico di influenze illeciti, reati tributari e turbativa d'asta. Il governo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio, nel nuovo decreto l'obbligo di mascherina all'aperto e meno potere alle regioni. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla norma che estende la durata delle attuali norme anticontagio, sarebbero scadute oggi appunto, fino al 15 ottobre. La prossima settimana sarà dunque adottato un nuovo DPCM. Il Parlamento europeo alza l'asticella sul clima, ridurre gas serra del 60% entro il 2030, ma Lega e Fratelli d'Italia votano contro. L'Eurocamera vota un emendamento alla legge sul clima, indicando per il 2030 il target del taglio rispetto a livelli del 1990. Un passo significativo, considerando che la Commissione europea ha proposto un aumento del 55%. Tra i 326 voti contrari, dicono dal Movimento, anche i leghisti e i meloniani. Ora inizieranno i negoziati col Consiglio europeo. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a una decisione finale nel vertice di dicembre, un giorno prima del quinto anniversario dell'accordo di Parigi. Coronavirus a Bruxelles, bar chiusi per un mese, in Germania più di 2.800 i contagi, in USA oltre 7 milioni e mezzo di casi. Bruxelles è al secondo posto tra le città europee per la velocità di diffusione del Covid-19, dietro Madrid e davanti a Parigi. Impennata di casi in Svizzera, che ha registrato 1.074 nuove infezioni. A Gerusalemme scontro tra polizia e ortodossi. In Iran registrato il più alto numero di vittime per coronavirus mai rilevato finora in un solo giorno. Appalti, De Micheli festeggia l'aumento delle gare in agosto, ma nei primi 8 mesi del 2020 è calato sia il numero sia il valore. Insomma, la ministra ha detto che tra gennaio e agosto, ha detto proprio così, abbiamo avuto un numero molto più elevato di opere e cantieri rispetto al 2019. I numeri del Cresme, cioè giù del 10% i bandi, un meno 4% il valore messo a gara. L'aumento dell'importo registrato in agosto dipende da 3 maxi bandi di ferrovie. Il vicepresidente ANCE alle opere pubbliche dice: con il decreto semplificazione ci sono meno gare perché consente affidamenti diretti, ma non risolve il problema dei tempi autorizzativi. Meglio puntare di più sugli appalti dei comuni per la messa in sicurezza dei territori. Big Tech, rapporto antitrust del Congresso USA, auspica interventi per spezzare il monopolio di Amazon, Google, Facebook e Apple. Il documento di 449 pagine elenca una lunga serie di abusi e comportamenti scorretti. Suggerisce quindi alla società non venga permesso di possedere piattaforme e di competere sugli stessi mercati. Stoppa anche all'acquisizione dei concorrenti. Più sorveglianza e potere alle autorità federali per punire gli abusi. L'ex dipendente di Amazon ha detto: il divieto di accesso ai dati degli utenti non esiste. Una disabile positiva al Covid è stata violentata mentre la struttura era zona rossa ed è rimasta incinta, indaga la procura. Il reato contestato è di violenza sessuale aggravata, ancora nessun fermato comunque. Proprio in queste ore la squadra mobile guidata da Antonino Ciavola sta ascoltando alcuni operatori dell'istituto.
Le 100 multe del deputato di Fratelli d'Italia Ciro Maschio per i passaggi in ZTL con l'auto. Ha detto: pagherò i 16.000 euro al comune di Verona. In consiglio comunale dal 1998 e anche presidente dell'Assise, il politico meloniano non può impugnarle perché altrimenti aprirebbe un contenzioso con l'amministrazione comunale e rischierebbe di risultare incompatibile con la carica. L'elenco delle contravvenzioni, molto spesso per il passaggio in zone pedonali vicino a Piazza d'Erbe, è molto lungo e inizia a febbraio 2018 per concludersi nello scorso mese di agosto. Grecia, processo ad Alba Dorata e l'organizzazione criminale, dicono, una condanna per omicidio. In 15.000 fuori dal tribunale ci sono stati scontri. Dopo 5 anni e mezzo di processo è arrivato quindi il giorno della sentenza per il partito neonazista greco. Almeno 15.000 persone si sono radunate fuori dal tribunale, esultando appena saputa la sentenza della Corte d'Appello di Atene. Poi la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.